Buongiorno bella gente, buongiorno. Siamo svegliati qua. Sì, sembra una bellissima giornata. Adesso caffettino e andiamo, come vi dicevo nel video di ieri, andiamo a trovarci con gli amici alla grigliata. Davvero ottimo, ottimo. Ah, questi vicelacci. È il nostro camperaccio. Adesso caffè e si parte. Ho rimesso il supporto del telefono, quello che può andare anche, cioè che posso fare le riprese, vediamo se resta fermo, che posso fare qualche ripresa mentre siamo in viaggio. Tanto ci godiamo un caffè e poi si va via. Ecco.
siamo arrivati. Bellissima giornata, ci prepariamo, qua si fa la griglia. La grigliata, rimettiamo la birra a fresco, eh sì, papà? Parcheggiati, papà? Sì, io non voglio fare. Splendido, splendente. Qua bisogna venire sempre primi perché c'è solo questo posto e di solito quando si viene più famiglie, ecco, ovviamente, no? È proprio bello e sembra posto esclusivo, ecco. Cioè, anzi, è esclusivo, per chi ci viene primo è esclusivo. Oh, ci abbiamo anche la legna pronta, guardate qua. Wow, che bello. Me la prendo in mano. Qualcuno l'ha lasciata, che bello. Il camper. Che bello, bello, bello. Funziona. E poi un'altra cosa che abbiamo tirato fuori. Proprio bello, e ancora non è al massimo, è la seconda volta che lo tiro fuori. In Spagna una volta, ma devo vedere per il meglio com'è. Comunque così ci sta ancora un pelino, ma vado troppo in strada, quindi lo lascio così, giusto che c'è un po' di ombra e siamo a posto. Comunque per metterla come si deve devo essere ancora un metro più dentro, perché questo si estende e qua, però oggi lasciamo così. E questi vengono qua, che le tenne fermo. Però ci sta anche così. Eh sì, bella questa cosa. Eh sì. Eh sì. Dobbiamo mettere pure la birra al fresco. E c'è un'ape che mi disturba. Natural Park Schwarzwald. Ci piace tanto questo posto, anche ai nostri amici, e sì. Il mio figlio mi ha detto: dai papà, se arriviamo facciamo il fuoco. Ho detto sì, magari se troviamo la legna, perché sì, questi giorni non è che ha piovuto tanto, però in montagna sapete com'è difficile la mattina trovare la legna asciutta. Però siamo stati fortunati, l'abbiamo trovata là, qualcuno ci ha lasciato la legna. Bello questo. Bello, bello. Mi devo prendere un'ascia da avere con me, sinceramente, che torna sempre utile.
qua è un bel posto, si potrebbe stare anche con i camper. Comunque non vedo l'ora di mettere i pannelli solari, che così l'autonomia c'è molto di più. Invece così quando ti carichi, sì, ce l'hai una certa autonomia, ma bisogna sempre essere, cioè andare a attaccarsi al corrente, perché mi serve molto, cioè il frigo che consuma e serve avere autonomia. D'inverno diciamo che il frigo si usa meno perché fa già fresco, però comunque se hai qualcosa il frigo serve sempre. Ma adesso quando ci vado in Romania, lì come vi dicevo ci metto dei pannelli solari e non avrò più problemi di questo tipo, e finché ci sarà il sole e la luce dimentichiamo di attaccarsi alle spine. Comunque è bello, no? Cosa ne pensate? Piace un mondo, davvero. Abbiamo dormito bene. Poi, come i miei amici mi hanno fatto del regalo, per dei buoni per, da Decathlon, da prendere quello che voglio da Decathlon. Insomma, bel gesto. E, per il terzo posto, letto, ho preso un materasso gonfiabile, che invece di tenere il suo, almeno per l'estate, che quello lo lascio a casa, quello si sgonfia e c'è più posto, e quindi si mette sul terzo posto a letto. È molto comodo e utile ed è giusto per il mezzo. E poi d'inverno usiamo il suo materasso se serve. Ah, il fumo e il fuoco. Adesso prendo la birra e lo metto fresco, c'ho anche il frigo ovviamente, però metterlo su in acqua ancora meglio. Il frigo bar in azione. Ai ai ai, sì sì. E mettiamo anche le bottiglie di acqua, di succo. Sì. Ecco, adesso il frigo bar completo. Poi ovviamente amici porteranno anche loro. Questo è un po' così, ognuno porta, alla fine c'è troppa roba, sinceramente. Però va bene, è importante sentirsi bene e stare bene. Ecco, bello, mi diceva uno dei nostri amici che qua vengono anche con la scuola a fare, insomma, delle gite scolastiche, però in tenda, che restano, non lo so, 2 o 3 giorni e così via. Come vedete qua, mi sembra, ecco, ci sono dei lavandini, cose. E va bene una tenda più grossa, magari fanno, stanno là a mangiare. Poi abbiamo visto l'altra volta che anche là c'è un posto per fare la griglia, e c'è gente che viene qua. Comunque bello,
Sì, proprio bello questo posto. E quello che ci piace in camper, adesso che l'abbiamo scoperto, no? Anche se facciamo solo il fine settimana, che ci piacerebbe fare molto di più, cioè in ferie per sempre. Comunque è bello perché qua non siamo tanto lontani da Rastad, un'ora, qualcosa di più di un'ora, dipende. Però è bello che puoi venire e restare la notte. E poi qua intorno sono parecchi posti, adesso li scopriamo meglio e ti puoi approfittare molto bene. E quando c'è un ponte o qualcosa di più, magari si va più lontano. Invece così ci godiamo anche i dintorni qua, che non è male. E anche se fai, adesso mettiamo meglio, un giorno o due, no, solo un fine settimana, comunque è bello, che sembra che sei in ferie. E stacchi proprio tanto dal lavoro, dalla vita quotidiana, che sappiamo che non è sempre, insomma, liscia, ecco. Però come dicevo, questa vita in camper ti dà questa sensazione di libertà, e di una certa libertà, perché è bello, ti puoi godere molto di più. E secondo me, per noi che lavoriamo, no, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, insomma, il fine settimana ti stacchi tanto. E poi quando hai le ferie vai in ferie, insomma, puoi fare i viaggi più lunghi. Però anche questi fine settimana così sembra che sei in ferie, soprattutto quando io finisco il turno di mattina, perché lavorando in turni, no? Allora subito si parte dal lavoro, si arriva a casa, il camper è già preparato, diciamo così, che lo prepariamo un po' prima. Però hai questa autonomia, hai il frigo, hai il bagno, volendo fai la doccia, e tutte queste utenze che non sono male. Poi quando metteremo i pannelli solari, ancora più autonomia, e quindi ti fermi anche in posti più diciamo più tranquilli, così senza bisogno essere attaccato al corrente. E questo è bello, stacchi tanto, perché prima sì, noi sempre andavamo fine settimana, ok, si parte la mattina, si torna pomeriggio tardi a casa, e poi magari cambi posto, vai qua, però vai sempre in zona, ma anche se vai più lontano, tipo andiamo tranquillo 2-3 ore lontani da casa senza problemi, e si resta per la notte, poi il giorno seguente lo fai in pieno e ti godi il posto. Puoi tornare tranquillo. Invece prima sì, noi andavamo, no? Tipo qua per esempio abbiamo il lago di Constance, che non è così lontano, però si partiva mattina presto e si tornava alla sera. Sì, ci sta, non è male, però così tu puoi restare, far la notte là da qualche parte, ti godi molto di più. Questo che mi piace tantissimo, vorrei fare più viaggi. Poi vi dico, ancora la Germania c'è tutta da scoprire, però anche questa zona che va bene qua, in questo posto stiamo stati ancora, e adesso anche con i nostri amici dal quartiere, insomma, per loro
è comodo venire qua, ma anche per noi tra l'altro dal punto di vista del porto si fa la grigliata, si mangia, i bambini giocano. Non è male per niente. Vediamo cosa fare la prossima settimana. Ho in mente qualche meta, però vediamo, non so perché possiamo cambiare pure l'idea. Tanto per noi qualsiasi posto è quasi una scoperta. L'ultima volta siamo rimasti davvero molto, molto contenti di quello che abbiamo scoperto. Quella città, Salzburg, bellissima, poi la pista ciclabile fino a Trier, fantastico, fantastico. Vogliamo tornare in quella zona perché davvero è sinceramente bello. Poi vogliamo andare anche altre regioni, nella Baviera siamo stati, ma anche lì ci sono dei posti bellissimi. Dobbiamo decidere dove andare la prossima settimana, o verso le cascate del Reno, che tra la Svizzera e la Germania, un posto stupendo di quello che ho visto, o in Baviera c'è una zona, adesso mi perdonate, ma non mi ricordo di preciso come si chiama, qualcosa con Schweiz, c'entra qualcosa, comunque zona dei laghi bellissima, o nel Nord Rhine-Westfalen, nel parco naturale di Eifel, che io sono stato là a trovare l'amico Edin. Un spettacolo, una zona fantastica. Quello che piace a me della Germania, così diciamo su queste cose, che tu vai e fai delle strade in mezzo alla natura. È tanto, tanto, non si vede l'anima di una città così, poi i paesini sono bellissimi, carini, quello che ci riguarda la gente pure, mi sembra gente tranquilla. E il tedesco viaggia tanto, io ho visto, e soprattutto adesso da quando abbiamo il camper, non pensavo, però comunque tu vada, sono sempre in giro, camper di qua, camper di là. Sicuramente anche con la tenda ci sono posti, perché abbiamo dei amici che loro vanno in tenda, ci raccontano che è bellissimo, è sempre bello in tenda. Io ho fatto tanto in tenda quando ero giovane, ecco, ragazzino, ho fatto anche con la mia moglie, in Italia siamo andati a Cinque Terre in tenda, ed era stupendo, stupendo, però adesso con i campi, sì, più pace, tranquillità. Aspettiamo i nostri amici. Bel posto, bel posto. Cosa ne pensate? Vi piace? Ragazzi, la domenica finita, adesso pure ha cominciato a piovere, però tutta la giornata è stata una giornata bellissima, davvero una giornata soleggiata, e adesso alla fine quando partiamo piove. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo ai prossimi viaggi.